abbiamo avuto come ospite, sempre nel nostro format dedicato alle nuove generazioni, un giovane cuoco, e definirlo cuoco è riduttivo perché lui è uno chef nel vero senso della parola, che ci aveva raccontato non solo la sua esperienza e il suo amore per la cucina nel senso veramente a 360 gradi, ma anche il fatto dell'impegno e della voglia di fare sempre meglio per non solo per se stesso, per crescere appunto come professionista, ma anche per il territorio. Ebbene, oggi abbiamo di nuovo deciso di invitarlo qua perché poche settimane fa ha fatto qualcosa di eccezionale, nel senso che la cucina non è solo preparare piatti e servire in maniera adeguata ai clienti, ma è anche competizione. E infatti a Rimini sono tenuti i campionati italiani di cucina. Ebbene, a vincere il titolo assoluto è stato un caravesano, e questo caravesano è qui con noi. Marti Magnino, ciao Marti. Ciao, ciao. Come ciao, stai? Allora, tutto bene, molto bene. Allora, grazie. Da Spadone a Rimini, da Canavese al tetto d'Italia, dell'emozione. Sì, un'emozione unica. Beh, tu prima dicevamo a telecamere spente, tu eri sei stata alla quarta esperienza in questa Sì, alla quarta, sì. L'hai vinta? Raccontaci un po' com'è andata, che cosa è stato questo campionato italiano? Questo campionato è diverso dagli altri perché è finito in maniera diversa. Però diciamo che a me è sempre piaciuto fare concorsi e continuerò a farli ancora, perché è un momento unico, quelle emozioni, quelle sensazioni che provi se va male, se va bene, la tensione prima di svolgerlo, sono emozioni uniche, quindi proprio un bel mondo. Beh, Marti, è vero che alla fine dei conti la tensione c'è normalmente nel tuo lavoro, perché sì. Il problema è che una cosa è, in questo caso, ti sei preparare un piatto o comunque che possa arrivare, diciamo così, piacere alla giuria e arrivare il più lontano possibile in classifica. D'altra parte, ogni giorno dover eventualmente accontentare decine e decine di persone che poi ti giudicano in tutto e per tutto. È più facile a questo punto essere giudicati dagli avventori o da una giuria di esperti? Ma diciamo che sono due situazioni completamente diverse, perché in una diciamo che sei già sicuro di quello che fai e quindi dipende se vai incontro ai gusti delle persone cui servi il piatto. Certo. D'altra parte invece sei tu che ti metti in gioco sperimentando magari qualcosa di nuovo e sperando che dei giudici esperti in tutto e per tutto ti giudichino. E in questo caso hanno giudicato molto bene. In questo caso è andata bene. Hanno visto che quello che hai proposto tu era il migliore, il piatto migliore. Hai voglia di raccontarci che cosa hai proposto in questa campionata? Sì, quest'anno l'ingrediente principale da valorizzare nel piatto era la fontina DOP da Valle d'Aosta. Okay. E io l'ho interpretata in tre consistenze, semplicemente grattugiata sul fondo, con sopra adagiato una spuma di fontina calda e in versione croccante facendo una cialda. In tutto questo, per completare il piatto, ho fatto un nido di cavolo di sedano rapa fritto, fatto a spaghetto e fritto, per simulare un nido, e un nuovo poché di quaglia sopra. Accidenti. E dall'altra parte un'insalatina di cavolini di Bruxelles condita olio nocciola per dare freschezza, e sopra la quaglia, sia il petto che la coscia, spadellata e finita in forno. Cavolo, tra l'altro un piatto che è raccontato così complicatissimo, cioè diverse lavorazioni. Sì, diverse consistenze. Diciamo che io ho cercato di immaginare la quaglia in tutto il suo splendore, sia la quaglia che il suo uovo, per raffigurare una quaglia nel suo nido. Ecco, che cosa ti ha ispirato? Che cosa ti ha fatto venire questa idea di proporre un piatto con questa immagine? Ma diciamo che mi è venuta subito così, quest'anno devo dire che non ho fatto neanche tante prove di diversi piatti perché mi è subito piaciuta questa idea. Okay. E anche ai giudici devo dire che è piaciuta perché anche senza raccontargli il piatto, loro sono riusciti a capire quello che volevo rappresentare ed è anche piaciuto molto di gusto. Senti, ma spiegaci, come funziona? Nel senso che questo piatto, quando lo studi, e come lo realizzi? Cioè, quanto tempo hai? Come funziona proprio il campionato italiano, la presentazione di un piatto? Allora, il bando esce verso gli inizi di dicembre. Okay.
e loro ti dicono l'ingrediente che devi utilizzare e come, che piatto fare. Entro la fine di gennaio tu hai tempo per iscriverti e mandare la ricetta che vuoi fare per 4 persone. Poi porti tutta la materia prima, tranne la fontina che te la danno loro, e vai giù e portandoti gli ingredienti, loro valutano anche come li hai trasportati, se hai rispettato la catena del freddo, tutte le norme HACCP. Oltre a questo, là devi fare la preparazione vera e propria in 45 minuti, 45. 45, Porca sì, miseria. e dove anche lì valutano la preparazione professionale, la pulizia, se fai ad esempio anche la raccolta differenziata, se utilizzi gli strumenti in maniera idonea. Poi presenti il piatto, lo assaggiano e lì valutano gusto, che è il 50% del punteggio totale. La presentazione, che è il 20%, e come ho detto prima, Tutto quello che hai tutto quello. raccontato prima come 30%. Beh, non indifferente. Te l'ho chiesto anche perché siamo in un mondo, soprattutto a livello di media, di grandi media, dove la cucina ormai è diventata una cosa, uno spettacolo, perché ci sono ormai decine e decine di trasmissioni, addirittura di canali unicamente dedicati alla cucina, dove ci insegnano a fare tutto di più, a fare la pasta, il secondo, il primo, il dolce, a riutilizzare tutto. E ti chiedo appunto, questo mondo che noi viviamo attraverso la TV o comunque attraverso gli smartphone, attraverso i tablet, e quindi attraverso quello che è il mondo dell'immagine, quanto c'è di vero, tra virgolette, in quello che vediamo, e soprattutto, mentre, nel senso che non è che quello non sia vero, però cosa significa invece lavorare in una cucina? Quanta differenza c'è tra quello che vediamo in TV e quello che è realmente lavorare in cucina e preparare una linea e tutto quello che c'è dietro? Diciamo che nella tele si predilige lo spettacolo, quindi logicamente uno che segue la tele vede solo lo spettacolo. Invece in una cucina c'è il lavoro vero della cucina, il lavoro duro, tante ore in cucina. E va molto bene quello che si vede in tele perché avvicina molto i giovani a questo mondo, ad appassionarli. Quando poi si va a mangiare fuori si cerca anche l'aspetto estetico oltre al gusto, mentre una volta si valutava solo il gusto, adesso si vuole anche mangiare con gli occhi. Ormai soprattutto sì, bisogna instagrammare tutto. Certamente. Però dall'altra parte il mio consiglio che do a quelli che si vogliono approcciare a questo mondo è: prima, valutate bene tutto cosa vuol dire il mondo della cucina prima di iniziare magari a percorrere questo mondo. Certo, perché è vero che uno si immagina, ah, ok, perfetto, mi ho perso la cucina, la prima cosa che faccio, inizio a preparare grandi piatti, quando in realtà Quando in realtà c'è una gavetta da fare prima di arrivare. bisogna iniziare dalle basi per poi dimostrare di essere veramente bravo. E tu questa gavetta l'hai fatta, perché alla fine dei conti è vero che tu nasci in una famiglia dove la cucina è di casa, perché voi avete un ristorante a Sparone, da sempre in casa tua si è proprio lì, è classico, si è usato cibo, si è respirato cucina, si è mangiato e si è capito quanto è importante. E questo ti chiedo, quanto in questo tuo percorso che hai fatto, tu sei giovane e hai fatto già un percorso importante, e in quanto anche dietro questo percorso che ti ha portato a vincere questa coppa meravigliosa che abbiamo qua davanti a noi, il fatto di i tuoi ti abbiano non sicuramente agevolato, ma ti abbiano fatto capire cosa bisogna fare e come bisogna fare per arrivare a un certo Ah, livello. diciamo che la mia famiglia è molto importante in tutta la mia vita. Crescendo in questo mondo mi hanno fatto subito capire cosa voleva dire, se mi piaceva o no, perché non ero obbligato a seguire le loro orme. Certo. Ma anche per il fatto del concorso, loro mi hanno aiutato molto, semplicemente perché quando provavo il piatto loro erano i miei primi giudici Certo. e perché lo assaggiavano loro. Per il trasporto mi hanno accompagnato, mi hanno prenotato l'hotel, diciamo che da Ti quel hanno lato lì sostenuto in mi tutto hanno questo. sostenuto perché io ci avevo da pensare più che altro al concorso, non avevo da pensare a tutto il contorno che c'è, che è il viaggio, che è la permanenza là. Però effettivamente diciamo che è importante, perché anche, se mi permette, non è scontato
al di là di tutto, perché proprio tante volte, sai, nel momento in cui vivi questo mondo, sai le difficoltà che ci sono, uno è preso da 50 cose e il fatto comunque di riuscire a comprendere che per arrivare a fare bene ci vuole anche un supporto esterno, questo non è così scontato secondo me. No, certamente. E, senti, appunto, il fatto di vivere anche questa questione dell'agonismo, no? Perché lì di sì. Fatto c'è un po' di agonismo. Quanto anche ti porta a vedere quello che fanno gli altri e capire, nel senso che come guardi l'avversario, tra virgolette, nel senso che è fonte di ispirazione, può essere in realtà dici no, quello lo temo un po' di più, quindi devo pensare a lavorare in maniera diversa. Che cosa passa nella mente di uno chef in quel momento lì nel corso di un campionato italiano? Ma diciamo che c'è molto rispetto, poi è un ambiente di amicizia, perché siamo tutti lì a provare e vedere se va bene. Poi di certo non sono io a giudicare un piatto dell'altro o l'altro a giudicare il mio piatto, sono dei giudici esterni. Quindi c'è molto amicizia, rispetto e certamente magari vedi un'idea nuova che ti servirà per il prossimo anno, ti serve per il lavoro che ritornerai a fare. Cioè, faccio anche in concorsi perché conosci persone nuove, conosci idee nuove, conosci magari modi di lavorare diversi, quindi è un modo di crescita professionale anche quello. Certo, c'è la possibilità appunto di ampliare i propri orizzonti e di migliorarsi anche tante volte guardando quello che fanno gli altri. Certamente. Non è cosa da poco. E, appunto, diciamo, cucina, bello, ci piace mangiare. Sì, basta guardarvi per capire che piace mangiare, no, però diciamo prima, tanta televisione ci ha permesso e ha permesso tante, come dicevi soprattutto prima, tanti giovani di scoprire anche questo mondo, di avvicinarsi sia dalla parte naturalmente del lavoro di cucina, ma anche di sedersi e apprezzare in maniera diversa i piatti. Mi viene naturale chiederti, in base alla tua esperienza, ripetiamo, sei giovane ma di esperienza ne stai facendo tanta, perché ricordiamo che tu molte volte, anzi la maggior parte delle tue vacanze le passi, invece che lavorare nel ristorante di casa, vai a lavorare a volte in altri ristoranti per fare esperienza. E questo è veramente, l'avevi raccontato l'altra volta e oggi me l'avevi confermato anche prima di iniziare questa intervista. In base a questa tua esperienza, come vedi il futuro della cucina? Perché c'è stato il momento in cui si parla sempre di innovazione, una cucina innovativa, diversa, dove tutto si viene trasformato, anche a volte anche il gusto si trasforma. Ecco, invece in questo momento e soprattutto nel prossimo futuro, per quello che riguarda la tua esperienza, come vedi la cucina? La cucina secondo me sta andando adesso a prediligere il rispettare l'ingrediente, la materia prima che c'è nel territorio, la stagionalità. Si è lasciato un po' perdere il discorso di cucina molecolare, anzi non è che si è lasciato perdere, però si è integrato e si è tenuto qualcosa. Ad esempio, invece di fare una fonduta classica di fontina, magari si fa una spuma di fontina utilizzando quei metodi, però sempre utilizzando quell'ingrediente lì, senza andare a strafare o cercare ingredienti chissà dove. Certo. Si sta avvicinando molto di più al tradizionale. Beh, quindi anche il territorio nostro ha la possibilità di proporre, visto che già l'altra volta nell'intervista che avevamo fatto con te, hanno detto Canavese, ad esempio, è un territorio che ha delle particolarità, ha dei prodotti validi e che anche quello può servire anche alla grande ristorazione di permettere di far conoscere il nostro territorio. Certamente, ma il Canavese è ricco, solo che è difficile da comprendere questo fatto. Beh, ma se mi permetti, noi canavesani siamo sempre un po' così, un po' chiusi sotto tanti punti di vista, poi in realtà invece riusciamo sempre a trovare il modo per farci conoscere. Tu l'hai dimostrato perché, ripeto, voi tra l'altro quanti eravate al campionato italiano? Sono 120 concorrenti divisi per tre categorie. Quindi alla fine dei conti, appunto, il fatto di essere riuscito a portare Canavese ai massimi livelli in mezzo a tutte queste persone, a questi ottimi cuochi, ottimi chef che arrivano in tutta Italia, è già la dimostrazione che Canavese può arrivare lontano. Tornando a quel momento lì, quando hai scoperto di aver vinto?
Cosa ti è passato per la testa? Che cosa hai provato? Diciamo che non me l'aspettavo, perché mi aspettavo la medaglia d'oro, ma non il primo assoluto. Ok. E quando ho sentito il mio nome, mi sono solo alzato per inerzia, sono andato a ritirare il premio, ma prima di metabolizzarlo ci è voluto un'oretta e mezza. Sì, perché non, cioè, non capivi subito quello che stava succedendo, cioè non capivi veramente di aver battuto tutti, di essere il primo veramente. Beh, mi piace questa cosa, no, perché è vero che le capacità ce le hai, però come diciamo... Tanti avversari di livello, quindi la vittoria, credo che anche quello, l'assoluta, sia una cosa che ti carica ancora di più per il futuro. Sì, sì, certamente. Poi a me piace fare questi concorsi e di sicuro non smetterlo di farli adesso. Beh, adesso però, dopo il campionato italiano, dove si può mirare? Cioè, c'è un campionato del mondo, scusami. No, cioè, esiste, ma quello è riservato per le nazionali, per le nazionali di cucina, però a me... Anche il campionato di cucina, anche se l'ho vinto, perché no, rifarlo? Beh, no, questo è importante perché significa... Beh, è anche vero che è stimolante, come dicevi, perché ogni anno cambia anche... Cambia, la preparazione. Prima, quello che è le preparazioni da fare, quindi questo è fondamentale. In ultimo, già l'altra volta l'avevamo detto, l'hai già detto anche prima, ma ti chiedo ancora una volta, proprio perché lo capiscono tutti. Se uno si vuole avvicinare a questo mondo, al mondo della cucina... In che maniera deve approcciarsi e cosa si deve aspettare? Perché, ripeto, vediamo tante cose belle, vediamo di gente che scrive libri, che vince centinaia di migliaia di gettoni d'oro, che poi diventa, apre ristoranti stellati e tutto il resto. Vediamo i grandi cuochi che ci dicono, perché bisogna mangiare così, bisogna preparare così, eccetera. Che cosa bisogna fare per approcciarsi, poi a tutte le età, non solo ai giovani, al mondo della cucina professionale? Ma bisogna avere molto spirito di sacrificio, molta voglia di imparare cose nuove, però partendo logicamente dalle basi, perché se tu non hai una base è difficile che ti spiegano il passo successivo per arrivare a comporre quel piatto lì. Certo. E logicamente non affidarsi solo alla televisione, a quello che si vede in televisione, ma magari prima di iniziare a studiare o cosa... farsi un'esperienza, ma anche solo di 1 o 2 settimane in un ristorante, e si capisce già cosa si va incontro. Si capisce quanto è duro. E se ti piace veramente, esatto. O se ti piace solo lo spettacolo che si vede. Perché alla fine dei conti siamo in un mondo in cui lo spettacolo è bello, soprattutto quando si vede dall'altra parte. Ma come in tutti i mondi, certo. Logicamente. Beh, è anche vero che appunto è anche un modo, quello abbiamo detto prima, della TV di spingere sul mondo della cucina, del food, perché comunque la gente piace. È una cosa che piace. Sì, meno male. Beh, giustamente, se no alla fine dei conti chi viene al ristorante se alla gente non piace mangiare? Invece in realtà questa è una cosa fondamentale che, anzi, dopo tutto il periodo difficile che abbiamo attraversato... È un bene che la gente piace mangiare, se ritrovi sempre attorno a un tavolo. Certo, è anche un momento di serenità, di tranquillità, e anche appunto di godimento che male non fa. Guardi, grazie veramente di averci ancora fatto l'onore di esserci venuto a trovare, di averci grazie a voi, troppo. Grazie a te. E a questo punto ci diamo appuntamento, visto che ha portato fortuna. Ci diamo appuntamento l'anno prossimo. Si spera. No, vabbè, è vero che avrai tutti gli occhi puntati nel 2025, visto che comunque da campione in carica, se naturalmente avrai voglia, ma da quello che ho capito avrai voglia di partecipare, tutti punteranno gli occhi puntati e vorranno vedere se sarai, perché difficile vincere, Bissare è ancora più difficile. Bissare è molto difficile. Però tu hai dimostrato comunque di avere la voglia, la capacità e soprattutto la determinazione per arrivare lontano. Grazie ancora. Grazie ancora. A presto, in bocca al lupo per te. Ciao. Grazie mille.